Sembrava un nocciolo d'oliva, scorse i panni, gli occhi stanchi, bambini vanno scalzi per Mulberry Street, mani vuote, musica leggera, c'è una nuova bandiera nel tuo femminilio. Profughi albanesi a Buenos Aires, turchi e croati vanno a messa nel deserto di Atacama. Studenti inglesi ed esuli cubani saltano sopra quel che resta del muro di Berlino. Madri siriane implorano un respiro al Dio Mediterraneo. Nessuno ci può obbligare a richiudere la vita in frontiere della fame. È un impulso naturale scritto nelle coordinate del destino, nella storia del mondo, siamo figli di un eterno movimento, il sogno di infinite migrazioni, la chimera del paese che non c'era, la la di un di na na, la la di un di na na. Gli altari della fede sono uguali a Calcutta, a Ramallah, Montevideo, Addis Abeba. Ogni angolo remoto della terra ed ogni uomo cerca il suo modo per fiorire. Dire la speranza e pronunciare anche in un'altra lingua la sua libertà. Mi dispiace ma trovo insultante questa pretesa di purezza e di ostentata identità. Tutte le nazioni hanno mentito, mischiando nel passato le proprie verità. Siamo nati per viaggiare verso il mare minore. Nessuno ci può obbligare chiudere la vita in frontiere della fame. È un impulso naturale scritto nelle coordinate del destino. È la storia del mondo, siamo figli di un eterno movimento, il sogno di infinite migrazioni, la chimera del paese che non c'era. I got it on me.
La Lucania esisteva. Si trovava nel nord del Cile, dove il grande deserto dell'Atacama stendeva le sue braccia di polvere per toccare il Pacifico. Il cielo era quasi sempre bianco, una ferita l'attimo prima di sanguinare. Quelle nuvole, però, non arrivavano mai a sciogliersi, non conoscevano la lingua della pioggia. Per questo il deserto era grande e silenzioso. Il più arido del mondo. Eppure, nelle sue viscere minerali, la natura nascondeva una contraddizione. Era bianco anche lo stomaco del deserto. Era di sale, o meglio, di salnitro, il fertilizzante più potente del mondo. Lo dicevano gli agronomi cileni, i peruviani, prima di loro, e poi lo avevano confermato gli stranieri. In poco tempo il salnitro del Cile era diventato una specie di oro che, lontano dalla sterilità dell'Atacama, raddoppiava i raccolti di frutta e verdura, ne migliorava qualità e consistenza. L'incipit di un libro straordinario di Alessio Arena, Ninna Nanna delle Mosche. E siamo qui stasera con lui, che è arrivato da Barcellona, in realtà una venuta lampo in Italia, e ci ha dato la gioia di creare per Yocisto non quella che è una presentazione del libro, ma un vero e proprio evento, come abbiamo visto dall'inizio, dalla sua voce, dalla melodia e dal testo di una canzone una canzone bellissima che mi ha accompagnato in questi giorni. Io l'avevo letta a sigla di questo romanzo, a paratesto di questo romanzo, a controcanto. Lo è assolutamente. E Alessio mi ha confermato che è così. Anche perché tu sai che è difficile pubblicare i libri, ci vuole troppo tempo e c'è molta vita tra un libro e l'altro, quindi io faccio le canzoni per dire aspettate che sta per arrivare un'altra storia e cerco di condensarla oppure di dare un piccolo saggio, no, in una canzone. Allora, l'anima versatile poliedrica di un artista tutto tondo si sposa benissimo con Yocisto. Mi permetti di fare un piccolo spot per la nostra libreria, che è il saluto poi che noi facciamo sempre ai lettori, agli amici, a quelli che già ci conoscono e che purtroppo subiscono il senso di una cantilena. Stasera canto e conto saranno le parole chiave di questo evento. Per quelli che non ci conoscono, noi ci presentiamo brevemente. Questa è una libreria particolare, perché nasce, diciamo, dalla ribellione di un quartiere alla dittatura delle patatine fritte e delle pezze, diciamo così, alla chiusura delle librerie. Nasce quindi come luogo di aggregazione, come associazione culturale, ma tutto questo dando centralità al libro, alla parola scritta. Tutti quelli che vedete sono volontari, abbiamo però uno strepitoso direttore che è un professionista del settore, vabbè, quindi i volontari prestano il loro volontariato come possono, però abbiamo anche una guida sicura, una bussola. Come funziona tutto questo? Come si finanzia questa libreria? Si finanzia con la fiducia dei lettori, quindi associandosi. Chi si associa poi chiaramente, anche tutti gli altri sono accolti qui, però chi si associa fa parte di una famiglia in cui è possibile fare poi tante cose dentro la libreria. La tessera costa solo 50 euro all'anno, quindi poco più di un caffè giornaliero, forse i conti li faccio malissimo. Da peraltro diritto ad una serie di sconti anche sui libri, di prelazioni, giorno del compleanno con sconti speciali, insomma, e soprattutto ci consente di mantenere, no, un po' un polmone di ossigeno in un quartiere che ha tanto bisogno di respirare con attività come queste. Una
momento così da grande speranza, perché sono tanti gli amici e lettori di Alessio, quindi vedi che in parte questa tua voglia sempre di abbattere i confini funziona, mi pare che funziona, perché la parola riesce a creare quel ponte che spesso invece in altre situazioni noi uomini siamo bravi ad alzare barriere, però l'arte, la parola cantata, recitata, e dicevamo poi non c'è sempre tanta differenza tra l'una e l'altra, ed è un po' la struttura di questo meraviglioso libro. Io leggendo mi sono sentita portare da una metrica che c'è dentro queste parole, bisognava mettere quegli accenti che tu hai dato con la punteggiatura, con una punteggiatura un po' particolare, un po' enfatica, perché questo incipit ha due elementi particolari. È un po' fiabesco, no? Un po' fiabesco, ci ha portato contemporaneamente in viaggio tra due mondi, la Lucania e il Cile, sono così lontani, ma la Lucania era nel nord del Cile, e questa cosa poi noi la spieghiamo quasi subito, la raccontiamo più che altro, e allo stesso tempo ha questo andamento che è molto musicale, è già una canzone, ha già una struttura proprio ritmata sua, mi ha portato questo incipit a leggere in un certo modo, è chiaramente un incipit che ci cattura subito e cattura sia gli amanti proprio del racconto popolare, no? Quelli che vogliono sapere mo come va a finire, sia quelli che si lasciano portare più dagli aspetti poi fonici della narrazione letteraria, che sono attratti anche dall'uso della parola, ed è tutto quello che Alessio fa in questo racconto. E allora io parto subito proprio da questa domanda: ma sto Cile e questa Lucania che noi non potevamo, che cosa hanno in comune? Perché la Lucania era nel Cile? Partiamo da qui. E allora, buonasera a tutti, siete veramente bellissimi, anche se stasera non ho portato gli occhiali. Per me è molto emozionante veramente essere qua. Sono lunghi i viaggi dalla Sanità a Piazza Vanvitelli, sono veramente lunghi a volte. Sono contento perché forse siamo portati a dire la stessa cosa quando pubblichiamo un lavoro nuovo, però ho finito di scriverlo quando c'è stata questa piccola prova generale di fine del mondo, veramente mi sono preoccupato. E sono una persona come tutti voi molto sensibile, e questo libro mi ha dato moltissima speranza, soprattutto ho cercato di portare la storia verso un altro finale, ve lo dico già da subito, perché avevo bisogno io di sentirmi, di sentire che c'era una speranza anche nelle storie negate, come è la storia che io ho scelto di raccontare, una di quelle storie che stanno dentro la storia, quella ufficiale, che hanno scelto di non raccontarci, no? Per questo io le chiamo storie negate, le identità negate, gli amori che hanno rotto gli schemi e il cui racconto poi non è stato trasmesso perché non era ritenuta cosa giusta. Io ho cercato di cambiare questa storia perché sentissi di avere una speranza nello scriverla e mi andava molto di condividerla con voi, quindi io sono contento innanzitutto che siate qui e spero questa volta, non lo faccio mai, spero che mi diciate, che mi chiediate se poi lo leggerete, dubbi, non lo so, qualsiasi cosa, no? che questo possa essere una scusa, che lo è per me, di ritrovarvi. Uno a volte si sente assai solo, pure soprattutto quando vive in un altro paese, quindi raccontatemi un fatto, chiedetemi una cosa, io sarò veramente, mi farete felice, non lo so se sarete felice voi, ma magari è una cosa, siamo in tema di contagi, magari ve la contagerò questa allegria. Allora, perché il Cile? Piace raccontare storie, ma mi piace quando me le raccontano, no? È un atto molto generoso il silenzio dell'ascoltatore che offre quando un'altra persona dice assietta, mettiti attorno a un fuoco oppure prenditi una sigaretta, un bicchiere di vino e senti quello che ho da dirti.
per me questa è la letteratura, è nata così, è il piacere dell'oralità che sta nella letteratura, e la fautrice di tutto questo, chi mi conosce la conoscono già, che è nonna Antonietta, Enza pure lo sa perché abbiamo fatto una lunga chiacchierata al telefono nella quale ci siamo conosciuti. E io sono stato cresciuto da una donna analfabeta nata durante la guerra, che non era stata mandata a scuola perché era forse più prudente per la mamma schivare le bombe, non schivare le bombe, stare a casa. Però è una grande affabulatrice la mia nonna, e per lei mi ha contagiato il vizio della letteratura, del voler raccontare storie e di ascoltarle soprattutto. Quando io sono arrivato nel Cile, era il posto più lontano per me dalla sanità, dove mi ero spinto, no? Veramente il sud, la fine del mondo. Arrivo in questa città che si chiama Iquique, che è nel nord del Cile. Chi ha seguito poi le vicende dell'ultimo disco, che si chiama Atacama, insomma, avete già avuto una generosa introduzione. È il deserto più arido del mondo. Come diceva Enza nell'incipit, a un certo punto alla fine dell'Ottocento ci trovarono il salnitro, che era questo oro bianco del Cile che lo esportavano e faceva crescere delle fumarole enormi, raccolti meravigliosi. Aveva anche un disegno particolare, un'immagine, il nitrato di Cile. Ci sono questi poster che si possono vedere nei musei in Cile, anche nel sud, nell'Andalusia, nel sud della Spagna. Ma si esportava veramente da un paese che era ai limiti di tutto, un paese che immaginate che è talmente lungo che se lo mettessimo in Europa coprirebbe lo spazio che va dalla Norvegia a via San Vincenzo alla Sanità, sul portico della vita 2, la casa di nonna. E quando io arrivo in questa città vedo, è una città nascosta, si arriva dall'aeroporto nascosta da una montagna di sabbia, la prima montagna, l'ultimo braccio del deserto che tocca il mare. Non è il deserto al quale siamo abituati, quello che vediamo, quello di Lorenz d'Arabia, qualche cammello, non so, le dune. La mia zia lo conosce questo deserto, ho appena cercato un riscontro nel suo sguardo. È un deserto forte, un deserto che sembra veramente fatto di ossa del mondo, che sono diventate polvere, sembra veramente il futuro del mondo o uno dei futuri probabili, se non ci sta mantenendo. A un certo punto però sorpassi questa montagna e c'è questa città che è una sorta di Miami del nord del Cile, una specie di Miami, grattacieli, e a picco sul mare, nel mare ci sono le foche, vabbè. E quando si arriva a questa città e c'è una statua di una donna su un animale, su quello che sembrerebbe un'asina, una mula. Quando io feci un tour qualche anno fa, allora mi presentai nella casa di cultura di Iquique, allora tutti quanti, quando dicevo che ero italiano, dicevo: "Ah, italiano!" Io pensavo, uno diceva pizza, macaroni, mandolino, oppure Napoli, Firenze, no, diceva italiano. Oppido Lucano. Certo, io per il fatto di Lucano dicevo, vabbè, più o meno posso, ma scusa, Oppido Lucano, è come se mi dicessi. Vabbè, comunque non mi parlava quel nome. E quella donna che io avevo visto rappresentata in quella statua era una donna che poi mi hanno raccontato che da Oppido Lucano, un paesino dell'entroterra della Lucania, a inizi del secolo scorso aveva lasciato il proprio paese, era venuta a Napoli, non aveva mai visto mare. E immaginate che il mare, io ho immaginato, me lo racconto nel libro, che il mare in quel giorno a Napoli fosse veramente tempestoso. Attraversa tutto l'oceano, arriva a Buenos Aires, un viaggio assurdo, un viaggio durante il quale si moriva, durante il quale si sopravviveva, quindi veramente compie è un interstellare il percorso, è come se tornasse a nascere a Buenos Aires. Prende un treno, arriva a Mendoza sotto la cordigliera delle Ande, la attraversa in groppa una mula. E tutto questo era accompagnata da una bambina di 5 anni. Questa donna da sola, con le proprie gambe oppure sull'animale, arrivò alla città di Iquique. È la storia di molte donne. Io ovviamente ne fui stregato da questa storia quando me la raccontavo.
quanto di inventato c'è. E allora ho pensato, immaginato che a partire da quella storia che dicevo, la storia di molte donne, di queste vedove bianche che erano abbandonate dai mariti quando emigravano, i mariti dicevano non ti preoccupare, io mi trovo un posto di fatica, dopo ti mando la lettera con i soldi, poi invece si facevano altre famiglie, si sposavano e non tornavano più. Loro sono conosciute queste donne come vedove bianche. Cosa avesse spinto questa donna ad attraversare il mondo? Non mi sembrava, ho voluto immaginare che non fosse soltanto un ricongiungimento, che avesse che questo pellegrinaggio, ho appena fatto una traduzione, questo pellegrinaggio avesse qualcosa di veramente magico. E da qui nasce la storia, e da qui il vincolo, il legame tra Cile e la Lucania. Nel nord del Cile si celebra addirittura il Via delle Migrante Lucano. Quindi pensate, è una pagina di storia della nostra immigrazione che non è molto esplorata. Siamo arrivati pure là e abbiamo costruito città nel deserto, siamo fioriti anche nel posto più sterile del mondo. Siamo arrivati pure là, o ce lo siamo dimenticati, no? Cioè abbiamo dimenticato e rischiamo ancora di più di dimenticare la nostra storia di emigrazione. È una parte della nostra identità. Io dicevo, ognuno di noi nella nostra famiglia, andando a guardare le origini e qualche racconto di nonno, di bisnonno, abbiamo un migrante. Poi abbiamo anche Rossi Sere, che ha scritto un bellissimo libro, mi pare ci troviamo nello stesso clima culturale e anche storico. Però io pensavo, leggendo appunto il libro di Alessio, che ha una capacità di affabulazione, cioè veramente dentro a il racconto, si legge con la pancia, si legge col cuore, no? Che è proprio il modo, secondo me, più diretto per fare arrivare alle nuove generazioni le emozioni sulle quali si è costruita la nostra storia, la nostra identità, per evitare che alcune ideologie possano sconfinare. Si parla comunque di anni in cui c'è, diciamo, non tirano dei venti positivi per quelli che sono i due protagonisti, anche se io faccio difficoltà a individuare dei protagonisti, perché un'altra caratteristica di questo romanzo è la sua coralità. Questa donna sulla mula che tu hai visto, diciamo, rappresenta la scintilla dell'ispirazione di questo romanzo. Tu la trasformi in una figura femminile straordinaria, straordinaria proprio nel senso biologico, dell'essere fuori dall'ordinario, una maciara lucana, una strega, una sciamana, una donna che cura e che piega il destino anche con la sua voce, col suo canto. Ed è la moglie di Berto, che è stato separato dal suo amore, perché è un amore illecito, è l'amore per Gregorio, che è dovuto partire, insomma, è un migrante un po' sui generis, perché non è uno che è andato a fare fortuna dall'altra parte del mondo, ma è uno che è stato messo nelle condizioni di fuggire. Quindi emigrazione, ma anche che cosa significa essere, tu dicevi, dei paria, persone rifiutate da tutti. In questo, diciamo, il romanzo poi ha in sé dei valori universali, secondo me, che sono appunto invece quei valori del riconoscersi innanzitutto tutti uomini, no? E quindi ecco perché io dico che Alessio è colui che ha, che poi tu vivi questa dimensione di aver voluto veramente realizzare, sconfiggere ogni tipo di barriera, così come tra canto e parola scritta e parola cantata, questa fusione, e così come il tuo esserti spostato a vivere da un'altra parte, il tuo interesse per la letteratura, le letterature ispanoamericane, questo diciamo anche un po' miscuglio di lingue che albergano nel tuo lessico corrente, che
è così bello, no? Tu mi dicevi questo è un ispanismo, ecco, mi sono fatto portare da un ispanismo, però poi ci sono questi accenti nostrani che sono così belli, che hanno questa così grande sonorità. E quindi alla fine questa è una storia anche di grandi passioni, diciamo della storia dell'amore. Sì, e del coraggio, dell'amore quando si fa rivoluzione, dell'amore quando si fa talmente grande che dice no, aspettate, qua non c'è modo di fermarlo, non c'è modo di curarlo soprattutto. Mi sono chiesto anche che cosa vuol dire essere uomini e performare, mettere in pratica una mascolinità che si adegua a dei canoni stabiliti alla società, che può essere quella degli anni 20, quella di adesso. Che essere uomini significa avere un figlio e quindi darsi, dedicarsi alla vita, alla crescita di un altro essere vivente, essere rispettoso del proprio legame con una moglie, con un marito. Io ho pensato che invece essere uomini è proprio essere fedeli alla vita. La vita che è un fiume in piena, a volte non c'è modo di arginarlo, bisogna seguirlo, bisogna seguire se stessi e bisogna avere coraggio. E io credo che questo sia un romanzo soprattutto che parla di coraggio. E immaginate due contadini che sono gli unici che sanno leggere e scrivere, perché sono stati adottati dal prete del paese, da Don Silvano, sanno leggere e scrivere. Quindi sono gli unici ad avere uno sguardo diverso sul mondo, una finestra, si sono potuti affacciare a un'altra cosa che non sia il piccolo paese magico guidato da principi che sono rituali, da leggi metafisiche imprescutabili che non si possono confutare, dalla religione ma soprattutto dalla superstizione, no? Siamo in Lucania, siamo nel 1927 e ho pensato che questi due ragazzi, soprattutto aiutati dalla magia, un altro tipo di magia che è quella dei libri, che è quella del poter desiderare, avere la capacità di immaginare una realtà diversa, abbiano avuto poi il coraggio veramente di cambiare se stessi, di cambiare il mondo e soprattutto di reagire a una tragedia che sembra gli sia stata imposta, al destino, no? C'è una canzone di Violetta Parra, in questo romanzo poi c'è una cantora che, come diceva Enza, che è la fabulatrice, l'incantatrice del libro, ed è la donna, la maciara, che gode del rispetto di tutta la sua comunità, però capo nessuno si sposa con la maciara, nella sua sfera personale è poi una donna che soffre un certo tipo di discriminazione e quindi quando, sto facendo spoiler, però non importa perché adesso lo sto raccontando così, ma questo libro secondo me si deve leggere, quando l'amore di Gregorio Berto è stato scoperto, è stato condannato, come diceva Enza, uno è mandato al confino, in Cile, veramente, insomma, è un proscritto e quindi lì è la sua fine, a lavorare nel deserto, non duravano molto le persone lavorando in quelle condizioni, e l'altro è obbligato a sposarsi con una donna che in realtà è una donna molto complicata, è un essere molto scomodo nella comunità, poi appena arrivata al paese. Anche Serafina, la canaria, che io la chiamo la ninna nannara, perché è assunta dalle famiglie del paese quando ci sono bambini che non si vanno a dormire, quando hanno i vermi nella pancia, perché lei con il suo canto riesce veramente a curare queste cose. Anche la Nina Nannara ha il dono del coraggio, ha il talento del coraggio e tutto questo sta in una canzone di Violetta Parra che si chiama Volver a los 17, Turnam a 17 anni. Vi canto solo tre strofe perché sta tutto il romanzo. Dici qualcosa? Allora, dirò che c'è grande movimento, non vi abbiamo detto niente, non abbiamo spoilerato niente, vi abbiamo dato le linee essenziali.
essenziali per seguire il nostro ragionamento e il viaggio di questi personaggi che attraversano il mondo, l'uno alla ricerca dell'altro. E adesso che cosa si può andare? Ci sono vari segnali alla regia. Adesso ti do il microfono. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Esto es lo que siento yo, en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el mundo la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, sí, sí, sí. Paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ya ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el mundo la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, sí, sí, sí. In questi versi, questa decima che Violeta Parra prende dalla poesia popolare cilena, tutte le contadine cilene che sanno cantare sanno suonare la chitarra in un modo molto strano, perché imparano ogni canzone con un'accordatura diversa e fanno come faccio, fanno due accordi, quindi cambiano l'accordatura e quante più accordature conosci, migliore cantante sei. In questi versi, in questa decima, Violeta Parra lascia all'umanità un'interpretazione di che cos'è veramente amare con coraggio. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal convierte su cetrino, despierta los peregrinos, libera los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y a mano solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí. Se va enredando, enredando, como el musguito en la piedra, y va brotando, brotando, como en el muro la hiedra, como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí. Vogliamo finire un nostro ragionamento. Allora, innanzitutto possiamo dire, no, che comunque tu immagini un recital intorno, sì, e a partire che abbia al centro il racconto della Ninna Nanna delle Mosche.
Sì, l'ho già fatto in Spagna prendendomi così lo scherzetto di tradurre un libro prima che uscisse in italiano. Ho tradotto alcuni episodi del libro in spagnolo, ne ho tratto delle canzoni e chi ha visto il recital del libro precedente su Gilda Mignonetti, La notte non vuole venire, lo faccio con un'installazione audio insomma di video. E ho preso dei documentari bellissimi di un regista che si chiama Luigi Di Gianni, che li girò in Lucania, era negli anni 50. Sono documentari sul ciclo di vita e di magia contadina, e li mischio anche a dei filmati d'epoca della festa della Virgen del Carmen a Maronno Lucarmana, che si festeggia a Iquique il 16 luglio. Vedrete quando leggerete il libro che a un certo punto avrete un'apparizione che fa cambiare tutto. E verso questa apparizione si viaggia, il lettore viaggia velocemente attraverso queste pagine. In realtà, ripeto, noi non vi abbiamo raccontato perché non si può, non si deve e non si può sintetizzare. Questa è una storia che contiene tante storie, veramente sono tantissime. A un certo punto, quando sembra che si sia definita la storia fondamentale, dei personaggi fondamentali, ecco che si aprono altre parentesi, altre storie, si torna indietro e c'è questo aspetto del viaggio, no? Il viaggio è un po' la metafora, ma anche il senso di questo grosso movimento di questa storia, un po' come quelle storie, i romanzi medievali in cui tutti corrono verso qualcosa, verso qualcuno. Ma io sono... mi piace, sono un frustrato medievalista, non mi dire questo, mi sento già il cavaliere Lancillotto. Ma infatti c'è proprio allora ci sono degli elementi che tu hai, ma adesso non fa finta che non lo sai, hai richiamato volutamente. C'è il miraggio, ti ricordi come iniziava La spada nella roccia? Si narra che un dì Inghilterra fiorì, piaudoci cavaliere, il buon re morì senza eredi e così agognaron tutti al potere, soltanto un prodigio poté salvare il regno da guerra e distruzione. Fu la spada nella roccia che un bel dì laggiù comparì. Fantastico, fantastico. È lo spettacolo. C'è un'età, ho un'età. Adesso da qua senza libro non se ne va nessuno, metto io a fare il picchetto, perché è impossibile. E c'è la spada nella roccia, in questo libro ce ne sono tanti di oggetti magici. La chitarra, il chitarrino. Questo chitarrino che viaggia insieme, è un po' la spada nella roccia, è un po' il Sacro Graal, è un po'... E tutti questi, perché alla fine tutti cercano qualcosa. E lo possiamo dire, no? Che come nei romanzi più belli, lieto fine, cioè... Per piacere ci deve essere un... Cioè, ve lo vogliamo dire, ve lo vogliamo vendere, cioè il lieto fine, ve lo vendiamo. Si soffre, a tratti si soffre perché ci sono le peripezie, le avventure, l'elemento magico. Noi siamo nel pieno della narrazione, delle chanson e dei romanzi medievali. Avventure, peripezie, magie, ma arriviamo al lieto fine, anche se i temi, come abbiamo detto, abbiamo intuito, sono temi poi abbastanza tosti. Anche perché, scusami Enza, quando parliamo di... Io sono un po'... Allora, una delle tante spine che ho per il corpo, così... Non solo nel fianco. Ho tipo una acupuntura così personale, fisica e metafisica. È che io non sono mai stato un attivista, no, per i diritti della comunità LGBTQ+. Io sono cresciuto alla sanità, con mia nonna, con le mie zie. Vabbè, tanto lo dico sempre, non ho fatto, ho scelto la via più facile di cambiare paese, di cambiare vita. E ho avuto forse questo piccolissimo coraggio, ma non è neanche coraggio, perché ho scelto la via più facile e ho potuto avere delle cose che fanno ancora adesso male in Italia, che sembrano ancora storpie, che sembrano ancora impossibili, che sembrano ancora illecite.
Sono anche stanco un po' dell'immagine dell'amore, degli amori non normativi, normatizzati, degli amori altri, degli amori dissidenti, ecco. Calmanna sempre soffrì e devono sempre finire male. Anche perché quando si parla di storie omosessuali c'è sempre questa tendenza a, non so se a suscitare un po' di compassione, questo lo capisco se c'è, perché siamo portati noi a cercare la compassione degli altri, gli acci, come sta qui. Però in questo caso ho voluto, questi due sono molto stronzi anche, se si vanno a prendere quello che gli spetta di diritto, che è una vita come loro la desiderano, eppure se devono, anche se devono morire, perché in qualche modo si muoiono un po', no? Lasciano una vita alle spalle. No, volevo dire questo, mi premeva anche dare un'impronta non di vittimismo a una storia di amore così dissidente. No, ma è una storia, diciamo, lo pensavo prima, cioè bisogna, rispetto a quello che dicevamo anche, no, della situazione non solo in Italia ma un po' anche in Europa, poi il problema è il problema di tutti i tipi di minoranze, e adesso noi stiamo vedendo anche, no, perché soltanto la cronaca ogni tanto porta sul palcoscenico delle realtà che poi nella vita quotidiana dimentichiamo, e le donne in Afghanistan, e i diritti delle coppie omosessuali, ma anche la tragedia in Italia dei femminicidi, non lo dimentichiamo, perché ci sono storie tutti i giorni. Quindi, diciamo, secondo me bisogna un po', al di là rispetto a quello che tu dicevi, io non sono un attivista, io penso che noi abbiamo bisogno di innamorarci un po' di alcune idee, di innamorarci un po' del fatto di essere innanzitutto esseri umani, ed è quello che manca, e penso che la letteratura col suo potere magico possa fare questo, cioè ci possa far innamorare di alcuni personaggi, di alcune storie e quindi di alcune idee. Quindi non sarai un attivista, ma penso che questo romanzo possa in questo senso aiutarci a fare un po' di strada sul cammino della civiltà. Come dicevamo, civiltà che vengono spazzate via e civiltà che possono da qualche parte rifiorire anche attraverso un racconto, perché poi alla fine tu hai raccontato di una civiltà che era fiorita intorno a queste miniere, fatta da città dove c'erano incontri di uomini, di tradizioni, di cultura, e che poi vengono muoiono da un giorno all'altro perché questo salmitro viene sintetizzato in laboratorio in Germania, e quindi questa, diciamo, risorsa economica cilena perde la sua appetibilità. Esattamente. Sì, questi migranti lucani andavano in Cile perché, come dicevamo prima, c'erano miniere di salmitro nel deserto. Attorno a queste miniere avevano costruito delle vere e proprie città, perché non è che uno poteva faticare tutta la giornata e poi se ne andava a casa, stai in mezzo al deserto. Allora costruirono delle città intorno a queste raffinerie, si chiamavano oficinas, officine. C'era un capitale inglese, soprattutto nordamericano, e avevano costruito una ferrovia meravigliosa che connetteva tutte queste officine nel deserto. E instaurato anche un tipo di civiltà un po' inglese, è per questo che in Cile ancora oggi si prende il tè di sera. Quando io ho scoperto che prendono il tè e non mangiano, me ne sono ritornato. Questo è il motivo, sì, del viaggio. Assolutamente, sì, assolutamente. E allora ci sono persone che sono nate in queste officine e quindi hanno un documento dove c'è scritto una città che non esiste più. Immaginate che potere, no, può avere questa cosa, essere nati in un posto che non esiste più, è stato fagocitato dal deserto. E gli italiani erano arrivati anche là. Queste città officine avevano addirittura a volte un teatro, e pare che Gilda Mignonetta abbia cantato nella officina Humberstone. Carlos Gardel sicuramente aveva fatto una tournée. E io che staccio fatto in questi anni? Ho cercato di capire che cosa succedesse in queste officine. Ci ho messo 4 anni e ne ho visitata una che adesso
Human World Heritage, come si dice, il patrimonio dell'umanità, e dove c'è addirittura l'ufficio delle poste, ci stanno ancora le lettere, perché anche se le cercano, comunque poi a un certo punto scioscia un po' di vento e il deserto te ne restituisce un'altra. Wow. Quindi puoi andare anche tu autonomamente e magari trovi qualche cosa. E così. E così tu hai salvato una storia. Hai salvato una storia che non ci sarebbe arrivata. Allora, io so che c'era qualcuno, forse, che aveva chiesto la parola. Soltanto che vorremmo fare arrivare, che modo dobbiamo fare? Il microfono? Ce l'abbiamo? Perso, non ce l'abbiamo. Allora vado io. Vado io? E tu? Questo che fa? Sì, signore, lì sono. Buonasera, sono Sandro Benutta. Sono degli spot quelli che voglio dire. Innanzitutto mi avete convinto a comprare il libro, l'avevo detto all'inizio. In secondo luogo volevo dire, forse lo sai già, che il Cile è, diciamo così, è un paradiso per gli astronomi. Anzi, gli astronomi, lì ci stanno tutte le varie tecnologie dei centri astronomici di tutto il mondo per poter studiare. Terza cosa, la tua musica mi ha ricordato molto gli Inti-Illimani. Tu forse non eri neanche nato quando c'erano gli Inti-Illimani. Però il mio papà ha cantato con gli Inti-Illimani. Ah, ecco, quindi c'è stata una sorta. La dottoressa è d'accordo su questo fatto? Ricorda molto gli Inti-Illimani e così via. E poi mi hai fatto venire in mente un'altra cosa su cui mi potrai dare la dottoressa. Cioè, praticamente mi hai dato l'idea attraverso queste varie cose che hai detto, che tu in qualche modo assomiglia ai clerici vagantes. I clerici vagantes del 1300-1400, che erano universitari molto colti, che girando per città e città e raccontavano le loro storie. Ecco, mi hai dato l'idea di un menestrello all'altezza dei clerici vagantes, che girano il mondo e raccontano le loro storie. Grazie. Il capello ce l'ho un po'. Incomincia a preparare la dedica particolare che mi dovrai fare. Ok, anzi. Grazie. Mi riprendo il microfono. Mi scusi se lo tengo io. Le norme Covid assolutamente rispettate, questo lo diciamo noi perché siamo in diretta e non vorremmo perdere questo spazio libero e di bellissima aggregazione. Io vedo un chitarrino. Sì, non sentirete molto la chitarra, ma non fa niente, io vi voglio far sentire le parole di questa cueca che è una cueca che io ho tradotto al napoletano. Mi piace tantissimo il testo e visto che a volte ho la sensazione che non tutti ovviamente lo capiscono quando canto in spagnolo, questa è una cueca che è sempre scritta da Violetta, poi ci sono le canzoni che io ho scritto a partire dal romanzo, però queste ve le lascio per quando faremo il recital a Napoli e verranno tutti quanti ospiti miei, non io, no, avevo biglietti. Ci saremo tutti. Questa è una cueca che scrisse Violetta, però non l'ha mai incisa, anche e allora mi piace un po' questa poetica, come dicevi tu, del manoscritto tagliato in un bolsillo, dicono gli spagnoli, il manoscritto trovato in una tasca, del poter dare una vita anche a cose, insomma, progetti. Un testo, per esempio, che non è stato inciso, si chiama Cueca del Desconfiato. E come sarebbe il desconfiato in napoletana? Il desconfiato è una persona che non ha fiducia, è sfiducioso. Sfiduciato. Scoraggiato. Oppure. Vabbè, è il desconfiato. Partes, amores, habrás
fiato che vi de pregonato, non mi hanno amato, che vi de pregonato, non mi hanno amato, che non ti ha amato sì, ni ti amo caso, anche passen cien años, non rompo il lazo, cierto es que voy a amarte hasta olvidarte. Altrimenti non ce la faccio e non lo faccio se non ho letto il libro, purtroppo sono un po' secchiona, presto secchiona, per non tradirlo chi ci viene ad ascoltare, e, però quell'intuito di dire questa è una cosa bella e certe presentazioni sono proprio facili quando abbiamo libro, autore, artista, no, poi insomma, è coinciso tutto quanto. Io sì. Innanzitutto, se mi dai il permesso, Enza, di ringraziarvi un'altra volta, spero veramente di incontrarvi, di potervi cantare un po' di più, di poter cantare insieme, magari conoscerete i personaggi, quindi forse potrebbe essere più interessante vedere come ho cercato di tradurre in canzoni un romanzo, perché è una poesia e tu ci fai la canzone, sei una buona poesia, ci dovrebbe avere la musica già dentro. Ma un romanzo forse un po' più... Certo, un'operazione, anche perché questo non è un romanzo dall'intreccio semplicissimo, sì. Quindi sono curiosa, io ci sarò senz'altro. Va bene, vi faccio sapere, state con me intanto... Per ora dobbiamo leggere. Esatto, sì, sì. Va bene. Muchas gracias. Grazie. Grazie veramente a tutti quanti. Abbiamo mantenuto la promessa, io ci sto, solo cose belle. Grazie davvero, e voglio grazie dire, Lisa, carità, grazie ad Alessio. Bravi. E mi permetto di fare un saluto ad Antonello Osorio, perché quando si parla di magia, viaggi, sì, storie, parliamo anche di romanzi di Antonello Osorio, che sta lì, è nostra amica da sempre. Quando parlo di fabulatrici in famiglia, lei è la mia zia adottiva, meraviglioso, è della mia formazione, suo libro per me è un master di scrittura, non mi vogliono quelli che... Ma c'è un legame tra questi libri, secondo me, poi Antonella me lo dice in privato, se mi sì, l'ho scopiazzata molto. C'è un legame, c'è una forza... C'è una forza del racconto che si sente, che è molto simile. Vabbè, grazie a tutti, non vogliamo trattenervi, anche se io resterei ad ascoltare ancora, 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 e penso anche voi. Ciao a tutti. Ciao.